Eccoci qua per Noti Brave, non nella città di Napoli, ma nella città appunto di Erbusco, anzi Rovato, in provincia di Brescia, dove siamo nel locale nominato più bello d'Italia. Vi assicuro che c'è un perché, il Quick Labbing, questo il nome del locale tra i più belli del mondo. Uno di quelli insomma da vedere, anche per voi che magari siete lontani, ci seguite dal profondo sud, una volta venite a fare un salto in questa discoteca che per l'animazione, per la scelta artistica, per la gente è stata nominata appunto locale più bello d'Italia. Rimanete con noi perché questa sera festeggiamo il 6° anniversario di questa splendida location con Fabio De Vivo, ma ovviamente con Notti Brave. Rimanete con noi. Perché questa R tu la fai sempre, vero? Sì! Mamma mia! Ciao, tesoro, grazie! Pensa, io vorrei anche imitarti, volendo, ma non riesco per colpa della mia R, quindi lascio fare assolutamente a te. Facciamo una piccola presentazione. Trisha, naturalmente, all'anagrafe Patrizia, appunto conosciuta in tutta quanta Italia, ma anche all'estero come vocalist, appunto già da tantissimi anni, appunto. E con questo si è conquistata tantissime piazze, molte discoteche, molti locali tra i migliori d'Italia. Sai tutto, sei preparatissimo. Però sono un tuo fan. Ha studiato. Come mai qui al Quick Labbing stasera? Perché ogni tanto riesco a avere qualche data da fare anche qua a Brescia, vicino casa. È un locale molto bello, molto fashion, puntano tantissimo sull'animazione, sui vocalist, sullo scenario, quindi è molto bello, mi piace per questo, che non è il solito locale dove c'è soltanto la musica e basta, ma puntano molto sull'immagine anche. Piccola informazione artistica, stasera comunque ci farei sentire anche tu qualcosa. Certo. Vabbè, voglio dire, cioè non è che vieni qua comunque al qui e non ascoltiamo comunque la tua voce. No, ci sono tra pochissimo il mio turno. Bacio, Trisha, anche per tutti quanti i fan e naturalmente gli ascoltatori e tutti coloro i telespettatori di Notti Brave, rimaniamo qui al qui e naturalmente non possiamo che salutarti e ringraziarti per questa intervista. Maurizio D'Ambrosio in arte Mefisto. Sì, ciao a tutti, ciao Fabio. Anche tu qua. Anche io qui, grande compleanno, grande festa, bellissimo locale, bella gente, si dice sempre così. Si dice sempre così. Ma è veramente così questa sera, per cui va bene così. Assolutamente, poi vai, fa sempre un po' figo comunque dire che c'è bella gente, no? Cioè, fa sì, un po'... sì, fa figo, sì. Parliamo di te oltre chiaramente di questa serata, perché come già detto in precedenza sei comunque conosciuto nell'ambiente della nightlife già da più di qualche decennio insomma, quindi ti conoscono per la Baia Imperiale, ti conoscono per svariati locali chiaramente che dirigi nel Ticino, ti conoscono anche per il Peter Pan ma anche per le tue produzioni, insomma un DJ che è diventato anche organizzatore. Sì, è successo questo per caso, nel senso che non sono mai stato, anche mentre ero solo un semplice resident DJ, okay. Non sono mai stato solo un semplice resident, nel senso che mi piaceva anche organizzare le cose, le feste, aiutare i proprietari dei locali dei tempi di quando ero ragazzino a fare le feste. Così è stato e piano piano ho sempre portato in parallelo questa cosa praticamente delle mie produzioni, essere DJ e organizzare. Adesso è diventata una vera e propria professione a tutti gli effetti. Abbiamo conosciuto quindi Maurizio D'Ambrosio in arte Mefisto, lo seguiremo anche per quest'estate, anche lui questa sera al Quick Labbing Notti Brave. Un grande anniversario, tanta bellissima gente, tantissima. Tanta musica da stupire, perché è stata una serata che ha stupito davvero tutti, no? Sì, molto molto bella, curata in ogni minimo particolare, la scenografia, gli ospiti in console, i DJ, i ballerini, veramente lodi, lodi e lodi. Ecco, la voce in un certo senso si è sempre detto che fa da cornice a quella che è la musica, no? Trasmette le emozioni o comunque rende ancora più importanti le note musicali, perché con la voce tu riesci a dare quell'enfasi in più. Ecco, la musica sulla quale ti piace cantare qual è? Ah, ti dirò, a me piace
tutta la musica. Ovviamente questa serata sottolinea uno stile musicale abbastanza raffinato e quindi deve essere la voce, deve suggellare con quell'anellino mancante, che non manca nella musica di sicuro, ma con quel piccolo anello che va a collegare le persone alla musica. Certo. La serata è stata molto molto bella, sta continuando ancora alla grande, sono forse le 2:30 penso, i DJ sono stati molto molto bravi e vorrei veramente fare un complimento all'organizzazione, a Alda, a Gino. Certo, per la certo. Fotografia, ragazzi, è una cosa incredibile. La tua notte brava c'è stata e qual è stata? Quella che ricordi meglio? La notte brava potrei dire che è stata questa notte, perché sono partito da Venezia, stavo malissimo, ma la serata mi ha tirato su alla grande, direi. Ok, un saluto tuo personale a tutti gli amici di Notti Brave. Un saluto a tutti, ciao. Non potevamo naturalmente non intervistare anche un po' la parte di Milano, no? Vabbè. Davide Di Santo, First Class, per gli addetti ai lavori ormai un nome, una garanzia. Ciao Davide. Ciao. Ecco, come va? Direi tutto bene, siamo qua agli sgocci della festa, però direi che abbiamo dato stasera. Abbiamo dato? Eh beh. E Milano si è fatta sentire? Milano, buona affluenza oggi a qui. Ecco, ma tu cos'è che fai specificatamente a Milano? Spiegaci appunto First Class. Cos'è? Allora, diciamo che oltre alle pubbliche relazioni classiche, quindi proprio pronto, tutto bene, come fai? Vieni a far serata questa sera, che quello è un ramo. Io in particolare mi occupo di direzione artistica, quindi vocalist, DJ, cantanti, performer, tutto quello che è inerente alla parte artistica, sì. Vado ad occuparmene io. Salutiamo Davide Di Santo, First Class, per Notti Brave.